cammina in maniera fedele il tuo cammino. Non percorrere il cammino di qualcun altro, non percorrere il cammino che i tuoi genitori hanno voluto per te, solo perché ti senti in debito con loro emotivamente. Non percorrere il cammino che appare essere tuo, ma che in realtà è un ideale creato dalla società su chi dovresti essere. Non percorrere un cammino solo perché sei atterrato in quello. Non percorrere un cammino che senti come un obbligo solo perché ciò che devi fare è d'accordo agli standard socioculturali. Percorri il tuo proprio cammino. Se inizi a farlo, fallo, ma fallo fino alla fine, se no, non iniziare nemmeno. Se decidi di farlo, fallo fino all'ultimo. Questo potrebbe significare perdere amici, tua moglie o marito, parenti, il tuo lavoro e chissà, la tua mente. Ma vai fino alla fine. Potrebbe significare non mangiare niente per 3 o 4 giorni. Potrebbe significare isolamento totale. L'isolamento è un regalo. Le persone sono una prova di resistenza per sapere quanto davvero vuoi fare. Quando le cose si mettono difficili, va bene sentirsi deboli. Va bene sentire la voglia di piangere. Va bene sentirsi distrutti interiormente. Non c'è niente di male e di sbagliato in questo. Significa scegliere il tuo proprio cammino in una forma cosciente. Tutti abbiamo un lupo nel nostro interiore che ha un essere di libertà, verità e autenticità. Se ciò che cerchi è vivere una vita con senso, se desideri compiere il tuo destino e il tuo lavoro ascoltare quel lupo interiore, quella naturalezza selvaggia e segreta. Andare nel tuo proprio cammino, in un determinato livello, richiederà sempre una decisione conscia, nella quale dirai: sì, questo si sente reale per me, ed è ciò che la mia anima vuole davvero. Ti odieranno, e il loro odio sarà perfetto, come un diamante brillante, come un coltello, come una montagna, come un lupo. In un determinato momento della tua vita dovrai renderti conto che sei un lupo solitario, dovrai viaggiare da solo, dovrai andare contro la corrente, liberarti dal gregge, farti le domande più difficili e affrontarti con le risposte che potrebbero alienarti da tutto il resto. Se vuoi farlo, fallo fino alla fine. Non esiste un altro sentimento come questo. Sarai da solo con gli dèi e le notti arderanno con un fuoco intenso. Fallo, fallo, fallo. Fallo fino alla fine. Vai e lotta fino alla fine. Sii perspicace. Osserva con gli occhi della tua anima. Ignora chi ti odia e mantieni il tuo spirito in avanti, incluso se ti senti stanco di lottare. Continua ad avanzare. Essere un lupo solitario significa essere un guerriero. Puoi farlo. Fallo. 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 Essere un lupo solitario significa difendere ciò in cui credi e camminare con coraggio verso ciò che non conosci. Tutto vale la pena. Posso assicurarti questo e posso continuare ad affermarlo fino a quando muoio. Ma come prima cosa, devi scoprirlo te stesso. Comprendi e accetta che ci saranno alcune reazioni, che siano di amici, familiari o della stessa società. Inevitabilmente incontrerai ostacoli. In un determinato momento potresti trovare persone perse completamente nel loro destino, persone malvagie, persone che stanno sprecando la loro vita, che proveranno a trascinarti nel loro livello. La ragione perché combattono contro di te è perché nella loro mente tu stai invalidando la loro esistenza. Quando forgi con coraggio il tuo cammino, sei la causa di farli riflettere della loro vita e decisioni che hanno preso finora. Sì,
In un certo senso, si rendono conto che finora hanno solo seguito la moltitudine di persone che non hanno mai preso una loro decisione propria. Sentiranno risentimento che si proietterà su di te. Ed anche se non è gradevole ricevere questo, comprendi che il problema è loro, non tuo. Tutti coloro che camminano nel sentiero del cuore sperimenteranno malessere sociale in un determinato momento e sicuramente non stai affrontando solo questo problema. Tu, in qualunque caso, continua ad avanzare. E ricorda che nessuno ha il diritto di dettare come deve essere la tua vita, eccetto te stesso. Chiediti cosa voglio realmente. Questa non è una domanda che non ti farai solamente una volta. Questa è una domanda che costantemente ti farai nel tuo cammino, migliaia di volte. Porta l'attenzione in ciò che desideri nel più profondo di te e non in ciò che altri cercano di proiettare su di te. Per cosa senti che sei stato chiamato? Cosa desideri raggiungere in questa vita? Quale cammino ti spaventa prendere perché credi che non è il tuo, ma che in segreto ti senti così attratto? Il nostro cammino non è statico. Cambia costantemente, evolve continuamente. Quando chiedi a te stesso questo, sarai capace di reinventare te stesso una volta dopo l'altra. Invece di rimanere intrappolato in una vecchia forma di vita stancante, starai in sintonia con la tua anima. Amati e sii il tuo miglior amico. Abbracciare il cammino del lupo e assumersi la responsabilità della tua vita può essere un cammino solitario. Se sei il tuo nemico, il tuo cammino sarà un milione di volte più difficile, ma se concentri un briciolo di energia nell'imparare ad amarti e accettarti esattamente nel modo in cui sei, il tuo cammino sarà decisamente più facile. Praticare l'autocompassione e imparare ad amare te stesso sono gli strumenti e punti di forza più potenti che puoi possedere. Sforzati ad imparare un po' di più su di te, sui tuoi punti di forza e debolezze, tutti i giorni. Scoprire e comprendere se stessi è estremamente importante per transitare il tuo proprio cammino. Seguendo il cammino del lupo solitario, dovrai affrontare costantemente situazioni intimidanti e agghiaccianti, incluso il fatto di iniziare il cammino verso quei misteriosi boschi può essere terrificante. Seguire il tuo cuore e ascoltare la tua chiamata non è di color rosa come molte persone credono che sia. Molto spesso richiede un tremendo sacrificio e l'abilità di guardare la paura negli occhi senza togliere lo sguardo. Mantieni il tuo obiettivo in mente, afferma continuamente il tuo valore, la tua forza interiore e continua avanti. Non permettere che niente, nessuno ti trattenga. E se cadi nel tuo cammino, continua a rialzarti una volta dopo l'altra. Ricorda, puoi fare ciò che desideri, fallo anche se hai paura. Abbi il coraggio di essere vulnerabile, accetta la parte selvaggia e irrazionale di te stesso che serve come una bussola interiore. Ascolti il tuo istinto e lascia che il tuo animale interiore ti riempia di passione. Non essere addomesticato e represso mai più. Seguendo il tuo proprio cammino, accettando il tuo lupo interiore, troverai alla fine la libertà di sentire il vento nei tuoi capelli, il sole nel tuo viso e la terra sotto i piedi. La tua vita è stata creata per seguire il tuo destino. Questo si trova nelle tue mani. Chi non è capace di creare arte non comprenderà l'arte e crederà che i loro fallimenti sono stati creati dai fallimenti del mondo. E quando non sono capaci di amare completamente, crederanno che il tuo amore è incompleto e ti odieranno. E il loro odio sarà perfetto, come un coltello, come una montagna, come il veleno. Sarai solo con gli dèi e le notti bruceranno con forza. Tu puoi farlo, fallo,
fallo, fallo, fallo. E se senti il bisogno di rafforzare a livello degli dèi tutte queste emozioni e sensazioni nella tua vita, parti con i miei nuovi contenuti che puoi scoprire immediatamente nel link qui sotto in descrizione.